Quanto costa un navigatore satellitare? È una macchina fotografica compatta di ottima qualità. Non diciamo reflex per non scatenare inutili dibattiti, ma secondo me. E quanto paghereste per una videocamera che fa video in full HD con un sistema di registrazione audio di alto livello? Con 600 euro potete avere tutto questo in uno smartphone, Nokia 808 PureView. Il suo design fa già capire qual è il suo punto forte. Una fotocamera da 41 Ora megapixel. parliamo dei processori. ARM11 vuol dire tutto o niente. Ho cercato di chiedere informazioni a quelli di Nokia, ma mi hanno detto che sono informazioni segrete. Quel che so è che i processori sono tre. Uno è la CPU da 1,3 GHz, che come vedete rende il sistema molto fluido. Uno si occupa soltanto della grafica e uno si occupa soltanto della fotocamera. Tutto si tratta di Symbian Belle Future Pack 1, come possiamo vedere, che sarebbe niente meno che quella che una volta veniva chiamata Carla. Questa Symbian Belle Future Pack 1 presenta innanzitutto alcuni aspetti grafici nuovi. C'è un nuovo multitasking e sappiamo tutti che addirittura su modelli Symbian minori sono riusciti ad aprire 54 o qualcosa del genere applicazioni contemporaneamente e soprattutto il nuovo browser che però ve lo faccio Ma vedere veniamo dopo. ora alle misure. 123,9 mm di altezza, 60,2 mm di larghezza e 13,9 mm, compresa la fotocamera, di spessore. 169 grammi, il peso è abbastanza distribuito bene. Ovviamente un pochino si sente la grandezza di questa fotocamera, ma rende l'idea, esteticamente diventa anche gradevole dopo un po'. Sarà che io ho avuto N8 e quindi sono un po' abituato all'idea. Un display da 4 pollici, clear black, AMOLED con vetro Gorilla Glass. I neri sono profondissimi. La risoluzione non è molto alta, è di 640x360 pixel, ma devo dire che sinceramente non noto tutta sta bassezza di risoluzione, anzi direi che è anche abbastanza buona. Andiamo ad aprirlo. Plastica in policarbonato. Vediamo innanzitutto che è presente l'NFC, che permette di accoppiare il telefono a dispositivi Bluetooth. Io ad esempio ho il Nokia Luna e l'ho accoppiato in un nanosecondo grazie a questo chip, ma serve anche per trasferire foto, video fra due dispositivi con lo stesso chip, si potrà in futuro anche effettuare pagamenti, pagare il biglietto del pullman, eccetera, eccetera. Batteria da 1400 mAh, sotto la batteria non la tolgo perché il telefono è acceso, c'è la slot per la micro SD, si può aggiungere una SD di 32 GB. Che andrà a sommarsi ai 16 GB di memoria già presenti sul telefono e il carrellino anche per la micro SIM. Andiamo a richiuderlo. Vediamo il tasto a scorrimento per il blocco e sblocco del telefono, il tasto per la fotocamera che funziona anche a display spento. Abbiamo il bilanciere del volume, l'altoparlante è qui dietro sotto la fotocamera, abbiamo la porta micro HDMI per collegare il telefono alle TV, abbiamo il jack da 3,5 che funziona anche come uscita TV ARGB, abbiamo la micro USB che serve per caricare il telefono,
per attaccarlo al PC per trasferire i file, viene letto anche come se fosse una chiavetta. E in più si può, attraverso un apposito cavetto, collegare al telefono delle penne USB che verranno lette esattamente come se il telefono fosse un computer. Quindi potremo visualizzare tutti i file all'interno, trasferirli da chiavetta a telefono e da telefono a chiavetta. Qui di fronte vediamo un unico tasto fisico che in realtà presenta il LED delle notifiche e tasto menu. Il tasto per rispondere alla chiamata e il tasto di termina chiamata e accensione e spegnimento. Presente la fotocamera frontale, non so se adesso si vede, sensore di movimento. Ho dimenticato anche di dire che ha 512 MB di RAM. Presente ovviamente il Wi-Fi, Bluetooth 3.0, funziona anche per lo scambio di file. C'è la riproduzione DLNA e questo pulsante invece serve per quando colleghiamo il cavo HDMI e possiamo gestire meglio i contenuti presenti sul telefono. La RAM da 512 MB basta Avanza per le applicazioni che troviamo, che girano benissimo. Di già installate se ne trovano parecchie, diciamo tutte quelle che vedete fino a qui, fino a trasporti, dopodiché le altre le ho installate io. Possiamo vedere, io ho installato ad esempio Smart Office, vediamo Vimeo, il famoso client per gestire i video, una alternativa a YouTube. Joico Spot già preinstallato. Serve per usare il telefono come modem wifi. Presente le Microsoft Apps come Office Mobile. OneNote per vedere i vari documenti Word, Excel, PDF e anche crearne di nuovi. Un'applicazione molto interessante che è già stata scaricata da, penso siamo arrivati ai 3.000 e passa utenti, ovvero l'app del blog di Nocchialino, che ho creato io stesso con OviApp Wizard, App Wizard Nokia, non mi ricordo più come si chiama. Silent Film Director era già preinstallata sul telefono, è molto carina e permette di creare filmati come quelli che come del cinema anni 30, per intenderci, con tutte le musichette, l'effetto velocizzato, eccetera, eccetera. Facciamo una partita veloce. Ovviamente non farò tutta la gara, anche perché non sono molto bravo a guidare. Non ho mai amato i giochi di macchine, anche perché guido già troppo per lavoro, quindi quando voglio svagarmi, di certo non guido neanche per finta. Aspettiamo che carica. Yeah, to the Bahamas, but this ain't vacation. You'll have a boatload of straightaways and Saltiamo. Ostia, stavo già. Ostia. Giuro che non guido così quando consegno le pizze. Ok, il mio intento l'ho raggiunto, vediamo di uscire. Vi faccio vedere come si esce tranquillamente anche dal task manager. Abbiamo chiuso l'applicazione. Vediamo ora il lettore musicale. Qui ci sono tutte le canzoni che ho sulla micro SD. Prendiamo la canzone che fa da sigla.
Come vedete c'è il cover flow, cosa presente anche in landscape in orizzontale. Ecco, vedete, molto fluido. Ah, sto schiacciando il lanciere del volume. Molto fluido. Su N8 le copertine a volte le caricava man mano, invece qui, come vedete, sono già caricate. Parliamo di Nokia Transport. È un'applicazione che sostanzialmente serve per pianificare i viaggi grazie ai mezzi pubblici. Ce ne sono già, ne avevo già selezionati alcuni. Facciamo tipo dalla metro di Bisceglie a Via Noto di Milano. Ancora non sono presenti tutte le città, soprattutto in Italia. Come vedete, dobbiamo prendere il tram 24. Scegliamo questo percorso, possiamo vedere tutte le fermate che ci sono. E una volta presa la linea 3, basta fare queste fermate. Cerchiamo una destinazione, pensiamo, pensiamo, pensiamo. Cerchiamo Via Magenta Robecco sul Naviglio. Ho anche sbagliato a dire il nome, però Via Magenta Robecco sul Naviglio l'ho trovata. Non è partita la vocina, però c'è anche la guida vocale. Ecco, Nokia Drive è un vero e proprio navigatore satellitare, funziona anche in modalità offline. Guida vocale passo passo. Le mappe sono già caricate sul dispositivo. E per caricare le mappe potete anche andare su Carica mappe. Ho trovato già installate tutte le seguenti mappe. Le mappe sono gratuite, si aggiornano gratuitamente, potete installare e disinstallarle, mappe di tutto il E mondo. quant'altro? Mappe in questo caso comunica. Con Nokia Drive potete cercare una destinazione. Voilà, e potete anche andarci o a piedi o in auto. Nel caso in cui ci vogliate andare in auto, si aprirà Nokia Drive. In questo caso ha parlato. Guide è molto interessante. Come vedete, in un'unica app abbiamo la guida Michelin, Quipe, non so come si legge, TripAdvisor, Movie Seeker, Lonely Planet, Mondadori, insomma, un sacco di servizi per chi viaggia molto, per chi cerca hotel, o ristoranti, insomma. Già tutto presente in un'unica applicazione. Proviamo a vedere un video. Questo è già presente nel telefono e serve anche per abbassiamo un po' il volume per dimostrare la presenza del Dolby Digital sul telefono, attaccando le cuffie. L'audio è veramente stratosferico, ma anche dall'altoparlante mi sentite ancora. Potete andare avanti, indietro, senza nessun problema. Supporta anche i video in Full HD, potete caricarli direttamente dal computer senza convertirli, legge DVX e Presente il quant'altro. nostro. Store. Come vedete ci mette sempre un pochino, speriamo che venga ottimizzato ulteriormente. Direi che da quando esiste Symbian 3 ha fatto veramente passi Come da potete gigante. vedere, Le mail sono sempre separate, però comunque
si gestiscono benissimo. Proviamo a aprirne una in HTML, pinch to zoom, il pan è abbastanza veloce. C'è social, quello già presente sul telefono, che riunisce in un'unica cioè in un'unica applicazione sia l'account Facebook che quello di Twitter. Possiamo qui gestire le conversazioni di gruppo, possiamo accettare e richiedere amicizie. Rullo di tamburi, apriamo il web browser. Si sta aprendo l'home page di Nokia. Andiamo su un sito che conosciamo meglio. Scusate, ho messo troppe V. Nokialino.it. Premiamo invio. Sta già caricando la pagina. Eccola qua. Potremmo già iniziare a girare per la pagina. Aspettiamo che carica definitivamente. Presente la versione light del Flash Player. Comunque possiamo già fare il pinch to zoom. Indietro, in avanti. Qua la pagina ha caricato totalmente e come vedete, dopodiché diventa veramente fluido. Ho zoomato già al massimo. Proviamo a aprire un articolo. Non avevo schiacciato bene. Ecco qua. Nell'articolo è presente un video. La pagina non ha ancora finito di caricare, ma noi possiamo già leggere tranquillamente e volendo anche Proviamo a commentare. scrivere un Questa nuovo messaggio. tastiera alla swipe l'ho installata da Nokia Beta Labs. Ciao a tutti, come state? Vi faccio vedere la tastiera normale che non è propriamente il massimo, non è una delle migliori tastiere per telefoni. Disattiviamo la swipe, ritorniamo al messaggio. Presente anche la modalità di correzione automatica. È possibile anche usare il T9. Modalità, però non mi ricordo da dove si. Eccola qua, tastiera alfanumerica. Attiva scrittura facilitata. Ciao a tutti. Non so neanche scrivere. Tutti, come state? Passiamo ora alla fotocamera per mostrarvi le funzioni. Innanzitutto c'è la possibilità di mettere a fuoco i soggetti che vogliamo. Possiamo mettere a fuoco le chiavi e non l'accendino. Accendino e non le chiavi.
fare anche delle belle macro. E ovviamente la possibilità di scegliere il flash, riduzione occhi rossi, disattivato, automatico, Possibile forzato. scegliere fra modalità automatica, modalità scene, potete scegliere varie scene, macro, ritratto, sport, notturno, ritratto notturno, riflettori se dovete fare qualche foto ad un concerto o quando siete sulla neve, e tutto si regolerà automaticamente. Se no, nella modalità creativa avete tre impostazioni personalizzate, in modo che si salvino, cioè che vengano salvate, e poi potete scegliere automaticamente come ve le siete impostate voi. E qui possiamo scegliere ad esempio risoluzione completa, 16 noni, qualità JPEG super fine, tonalità colori vivida. La normale sono i colori veramente naturali, così come li vedete a occhio nudo. Vivida fa quelle foto con i colori un po' più sparati, ma neanche troppo, cerca sempre di essere abbastanza realistico. Modalità di acquisizione a intervalli, autoscatto. A intervalli farà automaticamente ogni 5 secondi una foto. Queste saturazione, contrasto e nitidezza che non tocco mai se non faccio danni. Poi possiamo vedere la tecnologia Pure View, che permette di scattare foto da 8 a 5 a 2 megapixel. I megapixel della fotocamera si condenseranno in un unico, cioè in 8 super megapixel, non saprei come definirli, e le foto peseranno decisamente meno che non la risoluzione massima. La risoluzione massima fa foto da 9, 10, 11, 12 megabyte, quelle da 8 megapixel 2, 3, esagerando. In tutte le modalità tranne quella risoluzione massima potete zoomare direttamente, mettere a fuoco. In questo caso sono troppo vicino, ma l'ha presa lo stesso. Ovviamente l'ha fatta col flash, è venuta sparaflashata. Vabbè, comunque le foto ne ho fatte abbastanza, le potete vedere sul nostro account di Flickr o Flickr, non ho mai capito come si dice. E una volta fatta la foto potete direttamente condividerla su Facebook, o se no potete anche scattare una foto in modalità risoluzione completa. Voi fate la foto. Ancora sto diavolo di flash, ingrandire la foto, vi interessa soltanto questa parte, ovviamente all'esterno si può scegliere di meglio, l'Italia vi creerà una foto che, come potete vedere, si può zoomare ancora a seconda di quanto avete zoomato prima, ed è una foto che pesa decisamente meno ed è zoomata perfetta. Esattamente come avete visto all'inizio del video. Il flash è allo xeno, ovvero è un flash professionale che è altamente valido. Il problema del flash xeno, adesso mi sto impappinando con tutte queste X, è che non può rimanere acceso perché consumerebbe troppo. Il problema si è verificato quando hanno progettato l'N8, che aveva sì un ottimo flash, che ha ancora, esiste ancora l'N8, ma non si potevano fare video in notturna perché venivano decisamente male, visto che non essendoci nessun tipo di illuminazione, era un po' difficile fare dei video decenti. Allora, con questo 808 Pure View, cosa hanno fatto? Hanno messo il flash allo xenon, ma hanno aggiunto anche un flash LED, in modo che se si fanno video in modalità notturna, come vedete, si potrà
attivare la lampadina per illuminare. Anche qui nei video presente lo zoom molto buono che andrà a mettere a fuoco sempre i soggetti anche in modalità zoom. Ovviamente lo zoom si può fare anche con il bilanciere del volume. Video in Full HD, quindi 1080p, e sistema di registrazione audio Rich Recording. Cosa vuol dire? Vuol dire che se andiamo ad un concerto, la qualità audio che registriamo sarà superiore a qualsiasi smartphone o forse anche fotocamere digitali che riprenderanno il concerto. Io addirittura ho provato ad urlare nel microfono, se non ci credete c'è l'articolo su un occhialino, ho urlato nel microfono e assolutamente non ha distorto la voce. Insomma, non mi rimane altro da dirvi. Penso che su questo smartphone voi possiate trovare tutta la tecnologia ora disponibile, l'NFC, l'HDMI, l'USB on the go, il Bluetooth che ultimamente viene snobbato, il jack da 3,5 che fa anche da uscita DV, la riproduzione di LNA, uno schermo bello ampio. Insomma, la fotocamera di cui vi ho già parlato. E a proposito della fotocamera, su unocchialino.it potete trovare tutti i video, i test del Rich Recording, le foto, tutto ciò che sono riuscito a fare in questi giorni provando questo dispositivo che trovo veramente, ma veramente ottimo. Quindi seguiteci su unocchialino.it. Se avete altre curiosità, se ho omesso qualcosa, ditemelo nei commenti sull'articolo o sotto il video di YouTube. Cercherò di rispondervi, anche se questo gioiellino purtroppo dovrò rimandarlo a casa Nokia. E, insomma, alla prossima.